Buongiorno a tutti, ben ritrovati anche questa domenica con Carpioro Racconta. Faremo un elogio alla lentezza, ma questa volta puntualissimi, e quindi chiamiamo subito il protagonista. Ciao Gianfranco, come stai? Bene, buona domenica a tutti. Allora, io direi di iniziare sereni e di conseguenza chiamiamo anche la nostra ospite d'ingresso. Ciao Serena. Ciao Marco, ciao Gianfranco e una buona domenica a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ciao Serena. Allora, direi Serena, lentamente, pacatamente, cosa ci puoi dire su questo elogio alla lentezza? Beh, insomma, io ho intitolato il mio intervento di oggi Un metro al minuto, perché ovviamente, come sempre, non so cosa dirà poi Gianfranco, però io mi rifaccio un po' alle parole, insomma, del titolo della puntata. E innanzitutto ho già fatto degli altri interventi con lo stesso titolo, però in maniera un po' diversa, ma perché per me la frase proprio un metro al minuto rappresenta la lentezza, ma nel senso di essere perfettamente integrati nel contesto. E adesso voglio andare, insomma, a spiegare un po' cosa intendo io. E intendo il metro al minuto come l'arte di, così dire, fermare il mondo, cioè di vivere l'istante presente. Ed è una prerogativa di individui che hanno, per così dire, trasmutato la paura della morte in quella che io chiamo totale essenza vitale. Cioè gli individui che hanno soltanto il concetto di vittoria in se stessi. E avviene questo quando si ha un totale controllo dell'apparato psicofisico, ovvero si è centrati, e che è semplicemente esserci. La capacità di agire in lentezza è quella facoltà di vincere l'avversario senza combattere fisicamente. E oggi chi è l'avversario? Beh, è rappresentato certo da persone, ma soprattutto dal concetto frenetico di esistenza. Noi siamo stati convinti che più facciamo, più siamo. Quando a volte è proprio il fare meno, godendoci il momento di quell'azione, che ci rende in realtà vivi. E chi è pronto ad avanzare un metro al minuto diviene l'artefice di un paradigma di amore e libertà, di vita e integrità. Chi avanza un metro al minuto forgia la propria anima e diviene così impeccabile. Definisco la fermezza una forma superiore di vittoria. Perché? Perché stabilisce i valori vitali. Essere fermi quindi non è un concetto di immobilità, ma un concetto di centratura di ogni corpo di cui gli uomini sono formati. È quello che io definisco anche in altri termini lo spirito che ci guida. E quindi silenzio e fermezza, perché io ci metto anche il silenzio in tutto questo, permettono quello che è l'avanzamento di un metro al minuto, cioè quell'azione che permette il controllo di se stessi e il dominio sulle proprie pulsioni di sopravvivenza. E quindi chi sa avanzare un metro al minuto, chi è? È colui che conosce se stesso perché è perfettamente integrato nello spazio-tempo. E tutto questo noi possiamo comprenderlo anche con un altro principio di vita che giunge a noi dall'Oriente, che è fa parte della filosofia del taoismo. Questo principio è il principio del Wuwei. Spero si pronunci così, insomma io l'ho sempre chiamato in questa maniera.
Ed è uno dei più grandi segreti per vivere in armonia, ma accettare anche ogni situazione per quello che è, per come si presenta. Il Wuwei è definito azione non azione, cioè il Wuwei è non una esortazione alla passività o alla repressione, ma piuttosto un invito al fluire nell'armonia degli eventi. E quindi il Wuwei è il movimento consapevole di quella che è una coscienza orientata all'amore e permette quindi, come insomma si suol dire, alla manifestazione di splendere. E ci indica anche come i problemi e i danni siano causati da tentativi di contrastare gli eventi. Cioè andare contro qualcosa alimenta quell'energia. Il fluire con ci porta invece dove noi vogliamo. E quindi agire in sinergia con gli eventi conduce a un enorme risparmio di energia vitale che può essere utilizzata poi per altre attività funzionali o utili. E per comprendere meglio il concetto, possiamo immaginare un fiume che scorre verso il mare, che è il cosiddetto flusso naturale del fiume. Seguendo quindi il suo percorso, la strada potrà sì essere anche più lunga della linea retta, la famosa linea retta da A a B, ma permette anche di farsi trasportare svolgendo nel frattempo il nostro ruolo. Quindi, in conclusione, noi vogliamo spesso più tempo per fare le cose, quando in realtà è la capacità di fermare il tempo quella che è la soluzione a tutto questo. Ovviamente questa frase andrebbe analizzata dettagliatamente, però per oggi insomma io mi fermo qui, lasciando ognuno alle proprie riflessioni individuali. Grazie mille Serena, come sempre, per l'apertura. Ci rivediamo settimana prossima allora.